Roma, 16 marzo 1978, una data, un luogo che ormai conosciamo tutti. È il giorno e la location in cui le Brigate Rosse attaccano la scorta dell'onorevole Aldo Moro, compiono un vero e proprio massacro nelle, alle prime luci dell'alba e rapiscono il presidente della Democrazia Cristiana. È l'inizio della più grave crisi della Repubblica Italiana, di quei giorni veramente difficili che segnarono anche il passaggio alla maturità del paese. Ma quella strage, quell'attacco improvviso agli uomini dello Stato, a cinque servitori che rimasero sul terreno, crivellati dai proiettili, con uno stagio prelevato incolume, e sembra quasi incredibile, dal luogo dell'attentato, non è un caso isolato. Forse anzi qualche mese prima, circa sei mesi prima, in Germania si è avuta, se non una prova generale, una replica antecedente. La nostra storia inizia non, come dicevamo, a Roma, ma in Germania, a Colonia, all'epoca Germania Ovest, ricordiamo era il periodo della separazione del mondo nei due blocchi, orientale e occidentale. Siamo a Colonia, ci troviamo esattamente in Vincenz Stratz, Strasse. È una strada piuttosto centrale, molto bella, elegante: palazzi a destra, alberi in fila a sinistra, le auto parcheggiate lungo il viale. Ci sono due vetture che stanno circolando ed è la mattina del 5 settembre 1977. Quelle due vetture sono due Mercedes. Una è un modello W116, l'altra un modello W114. A bordo della prima c'è un uomo seduto sul sedile posteriore, un uomo molto importante. Il suo nome è Hans Martin Schleier. È il presidente della Federazione delle Industrie Tedesche, la Confindustria della Germania Ovest, per capirci. Ha un passato un po' burrascoso perché è stato un nazista ha partecipato alla seconda guerra mondiale con un ruolo che lui definisce di contorno ma non è esattamente così e proprio per questo motivo viene avversato dalle organizzazioni sindacali e dalla SPD. In tasca la tessera della CDU, l'Unione eh, Cristiana di Centro, il partito di maggioranza relativa in eh, Germania Ovest è un po' l'equivalente della nostra democrazia cristiana. È anche un fiero avversario dei sindacati che giusto poche settimane prima lo hanno duramente contestato, dopo che lui stesso, Schleyer, aveva, si era fatto promotore di una mozione all'interno dell'Unione delle Industrie e della Federazione delle Industrie Tedesche per limitare il diritto di sciopero nei confronti di quelli che lui definisce un intruglio comunista, cioè appunto gli stessi sindacati. Schleier non è un personaggio esattamente marginale nella nostra storia, anzi è il personaggio centrale e quella mattina si sta recando nei propri uffici, ma non ci arriva. Non ci arriva perché lungo quel viale alterato, a un certo punto la sua auto e la vettura che segue, qui ci sono due agenti di scorta, mentre eh, nella sua Mercedes c'è cioè l'autista e il scorta dicevamo, lungo quel viale... C'è una terza Mercedes di colore giallo, è intraversata lungo la strada e vicino c'è una carrozzina. L'autista ovviamente rallenta perché pensa che si tratti del classico incidente, magari una persona poco attenta che uscendo da un parcheggio ha travolto una carrozzina, ma non è così, perché da quella Mercedes gialla messa di traverso scendono rapidamente due uomini, mitra in pugno e iniziano a sparare. Proprio contro la Mercedes su cui si trova Hans Martin Schlager. Dietro di loro, un altro veicolo si posiziona alle spalle, chiude la via di fuga, e da questo scendono altre due persone armate di mitra che prendono di mira gli uomini della scorta. In pochi minuti è tutto finito. È un vero e proprio inferno di fuoco. Uno degli sparatori balza direttamente sul cofano della vettura di Schleier per sparare meglio e uccidere sul colpo l'autista e il caposcorta. Dietro si compie il resto della strada. Sul terreno restano l'autista Hans Martin Schleier, il caposcorta, l'ispettore Reinhold Brandel, 41 anni, e dietro ci sono i due agenti, anche loro, che vengono uccisi a mitragliate. Sono giovanissimi, se pensiamo che Helmut Ulmer... A 24 anni e l'agente Roland Piller ne appena compiuti i 20. Sono le vittime dell'agguato al presidente della Confindustria tedesca che resta in incolume in quell'inferno di fuoco. Viene estratto vivo e senza nemmeno un graffio dalla sua vettura, caricato su un pulmino Volkswagen che riparte a tutta velocità per sparire nel nulla. il 5 settembre 1977. A colpire è stata la Rote Armee Fraktion. Alcuni l'hanno chiamata la banda Bader-Meinhof, dai nomi dei suoi due leader più riconosciuti. Andreas Bader è un figlio della Germania Ovest, un ragazzo che è cresciuto nel periodo della contestazione, una contestazione che in Germania viene collocata come data di nascita nel, durante la visita dell'allora scià di Persia, proprio in Germania Ovest. Lo scià viene visto dai giovani contestatori tutti ovviamente di idee progressiste come l'emblema dell'imperialismo americano in Medio Oriente. D'altronde è il periodo in cui l'Iran imperiale è il gendarme armato degli Stati Uniti d'America nel Golfo Persico. I tempi della guerra Iran-Iraq, ma soprattutto della rivoluzione comunista, sono ancora molto, molto lontani. Quella visita non piace ai giovani tedeschi che contestano lo Shah. Contesta in maniera pacifica e la polizia reagisce a manganellate, spruzzando acqua con lacrimogene e anche sparando proiettili di bomba. Alcuni ragazzi finiscono in ospedale, qualcuno addirittura all'obitorio. È da quel momento che comincia la lotta armata nella Germania Ovest: una lotta armata portata avanti da un gruppo, quello di Andreas Bader, ma non solo lui, che si propone come elemento di rottura nei confronti della società tedesca. Se in Italia le brigate rosse nascono storicamente attraverso due esperienze, quella della facoltà di sociologia di Trento dove insegna Renato Curcio e soprattutto del servizio d'ordine dei cortei di potere operaio da cui viene attinto parte del personale futuro delle brigate rosse, in Germania si parte invece dalla vera e propria contestazione studentesca. C'è Andreas Bader, ma c'è anche Gudrun Esklin, la donna figlia di un uh, pastore protestante, una ragazza particolarmente istruita, cosmopolita, parla diverse lingue, il gruppo Bader-Meinhof si forma poco dopo con l'ingresso di Ulrike Meinhoff, che è esterna alla contestazione studentesca, non è una contestatrice, è una persona adulta, matura, una donna, è una giornalista. Come giornalista inizia a interessarsi proprio a alla contestazione ai gruppi armati come quello di Andreas Bader lo va a intervistare e dopo un po' decide di saltare il fosso di sposare la causa rivoluzionaria di far evadere Andreas Bader e i suoi complici da un carcere da una prigione proprio durante uno dei permessi in cui lei poteva recarsi a parlare con i prigionieri da quel momento Ulrike Minoff entra in clandestinità e la stampa comincia a parlare di banda Baderman. La banda però non ha una vita semplice perché vive principalmente di azioni terroristiche a viso aperto, non colloca bombe ma assalta, assalta in prima persona, armi in pugno e dopo un po', nonostante un buon addestramento svolto anche in Medio Oriente, uno dopo l'altro i capi vengono presi e imprigionati. Ulrike Meinhof è la prima a morire in carcere, eh, si dice che si fosse dissociata, che si sia suicidata, non si è mai ben capito come siano andate effettivamente le cose. Gli altri capi sono ancora in carcere, quel 1977, sono stati tutti condannati per. Associazione terroristica e per varie azioni che hanno compiuto ai danni delle, delle istituzioni della Germania occidentale e non solo. L'intento di quel comando che colpisce a Colonia il 5 settembre 1977 è molto semplice: forzare la mano, ottenere la liberazione di Andreas Bader, Gudrun Eislin e tutti gli altri, che sono rinchiusi in una prigione carcere. In una Prigione che potremmo parlare quasi di Lager, è un qualcosa di terribile, almeno per chi lavora. Chi colpisce il eh, comando chiamato Siegfried Aufsner, eh, composto da Billy Peter Stoll, da Siglinde Hoffman, da Stefan Wisniewski e da Peter Jürgenberg, Quei quattro vogliono la liberazione di Andrea Spadere e degli altri. Per questo motivo hanno rapito Stein. Ma non c'è niente da fare. Ve lo ricordate il Sequestro Moro come andò a finire? Vi ricordate cosa portò il Sequestro Moro? Portò sì, alla nascita di quello che era il primo governo in Italia sostenuto apertamente dal Partito Comunista in Parlamento dopo la fine della seconda guerra mondiale e il periodo di interregno con i vari governi di unità in Germania situazione un po' più complessa però in tutti i due i casi sia nel caso di Schleier che nel caso di Moro, i due governi si dimostrano perseveranti lungo una sola linea quella della fermezza non vogliono trattare il cancelliere in persona Helmut Schmidt non intende trattare con i terroristi non vuole dar loro prima di tutto una legittimazione perché di questo si tratta se si riconosce L'entità terroristica, allora si dovrà essere costretti a compiere ulteriori passi perché è chiaro che i terroristi non si fermeranno. La strategia è semplice. È chiaro che questo collide con gli interessi della famiglia Starker, collide perché tutto sommato si cerca di liberare l'ostaggio, di liberarlo anche a costo di pagare. Un enorme riscatto ed è quello che mette assieme la famiglia di Hans-Marck un riscatto di ben 15 milioni di marchi tedesco-occidentali, una cifra davvero, davvero importante. Ma il governo reagisce impedendo alla famiglia di fare di testa propria, di pagare il, un riscatto, anche se in realtà i rapitori non hanno chiesto un riscatto, hanno chiesto la liberazione dei loro compagni in carcere. Quindi a quel punto si muove in uno dei figli di Asma e Schleier, Hans, Hans Eberhardt, che chiede direttamente alla Corte Costituzionale federale il rilascio per motivi umanitari, se non di tutti, di almeno alcuni dei detenuti appartenenti alla Rotterdam frazione. La Corte Costituzionale non accoglierà la domanda, ci metterà molto tempo. A decidere e il suo verdetto arriverà pochi o, poche ore prima dell'ultimato. Ma c'è un altro evento che cerca di forzare la mano ai governanti tedeschi, perché il 13 ottobre 1977 un comando palestinese sequestra e dirotta in volo il suo volo Lufthansa numero 181, lo porta sino a Mogadiscio. Le condizioni per il rilascio dell'aeromobile, dell'equipaggio e dei passeggeri a bordo sono sempre le stesse, liberare Andreas Bader e gli altri. Niente da fare. Interviene a Mogadiscio il GSG-9, il gruppo delle forze speciali tedesche nato dopo il massacro di Monaco di 1972, e libera gli ostaggi, uccidendo tutti i terroristi a bordo dell'aereo. In cooperazione chiaramente con le autorità somale che si prestano volentieri a liberarsi. Di quegli ospiti veramente indesiderati. Ormai è chiaro ai quattro terroristi che hanno sequestrato Hans-Martin Schleier che non si andrà da nessuna parte. L'ultimo segnale arriva poche ore prima dell'ultimatum, non solo con il respingimento da parte della Corte Federale Tedesca, ma con una vera e propria mattanza in carcere. Andreas Bader, Gudrun Eslin e tutti gli altri vengono ritrovati morti. Chi. Con le vene dei polsi tagliate, chi appeso alle sbarre della cella con le lenzuola che sono state utilizzate come un vero e proprio cappio al collo, chi con un sacchetto di plastica in testa? Suicidio, omicidio di Stato, non si saprà mai, fatto sta che quella che avviene in carcere, è una vera e propria mattanza, e a quel punto Schleier non ha più rappresenta più un interesse attivo per i terroristi che di fatto il 18 ottobre 1977 lo uccidono e lo lasciano cadavere all'interno di un Audi 100 verde rubata a Milose in Francia poco oltre il confine è un po la stessa scena che vedremo sei mesi dopo prima L'attentato di via Mario Fani, il rapimento di Aldo Moro, la sua prigionia nella cosiddetta prigione del popolo, i processi farsa, le richieste irricevibili, la linea della fermezza, fianco ad una linea della trattativa che non decollerà mai. E alla fine l'epilogo tragico, il ritrovamento in via Caetani, di quella Renault Rossa rubata con dentro il cadavere. Del presidente della democrazia cristiana poi parcheggiata a metà strada tra via delle botteghe oscure cioè la sede del PC e piazza del Gesù cioè la sede della DC un segnale un messaggio molto lugubre, macabro come quello del ritrovamento del corpo di Scheier perché a Milus perché da anni Germania occidentale e Francia dialogavano per motivi economici e Schreier era uno degli architetti di questo dialogo. Perché la Rote Armee Fraktion non intende fermarsi, perché ha capito che lo Stato tedesco non vuole riconoscere la valenza della lotta armata. E allora si lancia un messaggio, un messaggio duro, un messaggio difficilissimo da accettare: uccidere l'ostaggio e lasciarlo in addirittura in un altro Stato in modo tale da far capire che la Rote Armee Fraction si muove come vuole, quando vuole e senza rispettare le leggi. Servirà parecchio tempo sia alla Germania Occidentale che all'Italia per combattere e sconfiggere in maniera definitiva il terrorismo. Saranno anni molto bui, anni contraddistinti da attentati, da uccisioni, da servitori dello Stato che restano sull'asfalto rivellati dai proiettili. Alla fine lo Stato vincerà, sarà una vittoria un po' amara, anche perché si dovrà ricostruire il rapporto con un'intera generazione che si credeva ormai perduta dietro un sogno illusorio. Quello che resta oggi è la certezza su come andarono i fatti, sulla morte di Schleier che venne letteralmente giustiziato. Con le armi in pugno da due dei membri della Rote Armee Frazione, cioè Rolf Eisler e Stefan Wisniewski. Sono stati loro, dirà nel 2007: un Peter Jürgen Brock ormai cresciuto, cambiato dalla detenzione in carcere e riabilitato. Sono stati loro due a decretare la condanna a morte di Schlager. Un nemico per loro, un avversario politico, un uomo dal passato oscuro e un uno stagio che ormai non aveva più ragione d'essere, tale che non meritava, secondo i suoi carnefici, nemmeno di tornare a casa. Quello che tutti si aspettavano è che invece non accadde mai, come per Aldo Moro. Si sperava che la questione potesse chiudersi in maniera pacifica, con il ritorno a casa di un marito, un padre, un docente, un politico, ma non avverrà mai, anche Aldo Moro sarà sacrificato non solo sull'altare della ragione di Stato, ma anche sul piano delle ragioni di opportunità politiche e dei calcoli a volte decisamente oscuri, per non dire violenti, della lotta armata, del terrorismo contro lo Stato.